E siamo live! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata live di Product Heroes, la prima del 2022. Product Heroes, lo sapete, è la prima tech community dedicata al prodotto che parla italiano. Se volete rimanere aggiornati su tutte le nostre news e i prossimi live, iscrivetevi al canale qua sotto e cliccate la campanella a fianco per essere notificati su tutte le nostre prossime dirette. Io sono Sara Tortoli, vi parlo da Berlino e sono la vostra host ed è mio compito intervistare per voi product leaders da tutto il mondo con l'obiettivo di ricavare le best practices e le lesson learned che puoi mettere in pratica fin da subito nella tua azienda. La puntata di oggi ha un tema interessantissimo secondo me, che è come costruire una startup. E lo facciamo con quella che io definirei una founder seriale, perché non ha costruito una, ma ben due startup di successo e ci racconterà nel corso dell'interview il suo percorso. Sto parlando di Silvia Wang. Silvia è laureata all'Università Bocconi di Milano e nel 2012 si trasferisce all'estero dove lavora per Rocket Internet. A 28 anni lancia Pronto Pro, che in 2 anni diventa il marketplace di servizi numero uno in Italia, e dal giugno 2021 lancia Serenis, che è un'azienda incentrata sul benessere mentale, l'obiettivo di combattere lo stigma e incrementare l'accessibilità alla salute mentale. Ok? E ci racconterà tutto di Serenis tra pochissimo. Io quindi do il benvenuto a Silvia. Ciao Silvia. Ciao, ciao Sara, grazie, grazie per avermi invitata. Grazie a te per aver accettato l'invito. Io sono contentissima che sei qua con noi perché questo tema è un tema che è molto interessante per molti, no? Specialmente per i ragazzi giovani, eccetera, che stanno pensando magari di fare una startup così, ma non sanno bene da dove partire, no? Ma magari invece noi partiamo dalla tua storia personale. Ci racconti un po' di te, il tuo percorso, no? Cioè, dai tuoi studi fino a Pronto Pro, no? E più recentemente a Serenis. Parlaci un po' della tua storia. In realtà è un percorso molto molto standard, quindi lo racconto sempre e lo dico sempre che è molto standard proprio perché magari uno pensa, no, che devi avere chissà che caratteristiche per poter fare l'imprenditore, l'imprenditrice, e in realtà io proprio no, nel senso ho fatto un percorso di, ho studiato economia alla Bocconi e poi ho cominciato a lavorare in una classica multinazionale, no, qui a Milano. E pensavo nella mia testa quella sarebbe stata la mia carriera, no? Cioè, quindi cominciare, no? Con lo stage, poi continuare sperando, no? Magari un giorno di diventare manager in una multinazionale. Cioè, per me il punto d'arrivo era la multinazionale. Poi è capitato che per mia fortuna era il periodo in cui Rocket Internet lanciava startup praticamente ogni mese in giro per il mondo e stava reclutando tantissimo, soprattutto dalle scuole, no, di business in giro per il mondo e quindi anche dalla Bocconi. E a quel punto ho detto, vabbè, però sai, da curriculum fa sempre scena andare all'estero, quindi applichiamo per andare all'estero. E sono finita con Rocket in sud-est asiatico. Sono andata prima a Taiwan e poi in Indonesia e lì effettivamente mi si è aperto un mondo, no? Il mondo delle startup, delle tech companies. E mi sono trovata benissimo perché mi sono resa conto che effettivamente era un ambiente dove davvero crescevi al tuo ritmo, quindi non erano gli step di carriera preimpostati che a 3 anni, a 5 anni, no, fai il salto, ma tutto quello che tu riesci a fare, più ti viene dato e più cresci, no? Quindi io lo dico sempre che Rocket è una scuola di fatto, no? Cioè, io ho imparato veramente tantissimo e quindi poi da lì ho deciso che quella sarebbe stata la mia strada, no? Il digitale e lavorare in una tech company. Poi cos'è successo? Che comunque all'estero dopo un po' è bellissimo perché fai praticamente la vita da expat, da quando sei, no, all'Erasmus e ti senti, no, con quello spirito un po' vacanziero, quindi è stato bellissimo, però dopo 3 anni uno dice poi cosa vedi, no, nel tuo futuro e io comunque mi vedevo in Italia.
E quindi abbiamo deciso poi di tornare. Avevamo anche deciso di sposarsi, e il mio ragazzo, che poi è diventato mio marito, poi è il mio cofondatore della prima startup, no? Quindi poi c'è stata tutta questa cosa divertentissima, per cui pronto pro la prima startup è nata perché noi dovevamo sposarci. Quindi nel cercare di organizzare il nostro matrimonio ci siamo resi conto che c'era questa necessità che noi abbiamo vissuto sulla propria pelle, che era impossibile organizzarlo dall'Indonesia, e quindi abbiamo detto facciamolo noi, no? Rendiamo facile il poter contattare professionisti anche da remoto e valutare i preventivi in maniera semplice. E quindi poi da lì siamo tornati e abbiamo lanciato Pronto Pro. Ok, e poi ci racconterai passo passo di come si fa Sì. successivamente. Ma io volevo in realtà continuare un attimo a proseguire il tuo racconto. Quindi da Pronto Pro a Serenis, no? E a quello che stai facendo adesso. Ci racconti un po' cosa. Assolutamente. Poi, quindi abbiamo lanciato Pronto Pro nel 2015, appena tornati dall'estero, e ovviamente è un po' come, no? Cioè, comunque 7 anni fa la situazione in Italia startup era molto diversa da quella attuale. Noi non conoscevamo nessuno, non avevamo network. E avevamo come benchmark dei benchmark comunque stranieri, no? Quindi completamente diversi da quelli italiani, ma ci siamo lanciati, no? Con l'ingenuità, la passione, no? Che hai quando ti lanci per la prima volta a fare l'imprenditore. Quanti anni avevi, E Sirena? Scusa se te lo chiedo. 28, 28. 28. E quindi ci siamo buttati, abbiamo fatto anche tantissimi errori e poi di fatto dopo 6 anni ho venduto la startup, e quindi poi da lì la mia idea era di, no, di prendere 2 anni sabbatici, perché comunque è molto pesante fare la startup. E poi c'era Covid, quindi non sono riuscita ad andare da nessuna parte e avevo tanto tempo libero, quindi in questo tempo libero poi ho realizzato che mi sarebbe piaciuto fare una startup sul benessere mentale, e quindi da qui è nata Serenis, che abbiamo lanciato 6 mesi fa di fatto. Startup. Ci parli un po' di Serenis, che cosa fa, qual è la vostra vision, Sì. mission e a che punto siete? Quindi di nuovo parte da un'esigenza reale che c'è nel mercato, no? E che io ho vissuto anche sulla mia pelle. E di nuovo, vedendo il mercato attuale, non c'era una soluzione con cui mi sono trovata bene, quindi di nuovo ho detto, ma allora lo facciamo noi, no? Perché se è un bisogno che ho io, lo vedo che c'è anche negli altri, parti già, no? Con qualcosa di molto promettente, perché la cosa difficile in una startup è quando lanci qualcosa e non sai se ci sarà domanda. Quindi da lì abbiamo detto benissimo, quindi cos'è che manca? Manca il fatto che ad oggi le persone non vanno dallo psicologo, sono molto poche le persone che vanno dallo psicologo, e quindi perché non vanno? Non vanno perché non è così accessibile. Quindi Serenis ha la missione di rendere accessibile il supporto psicologico e il benessere mentale. Quindi questo è la stella polare che ci guida nelle nostre scelte e nelle nostre decisioni anche proprio strategiche e di prodotto. Parte tutto da questa missione, e il team di conseguenza sposa questa missione, ed è una cosa bella perché nel nostro team siamo tutti pazienti, cioè quindi siamo stati tutti, o attualmente o in passato, siamo stati con un percorso di terapia con un psicologo. Ok, però non è una condizione per essere assunti, No, no, non giusto? è una condizione, però per far capire come tutti, no, sentano proprio questa necessità, e in primis vengono da noi perché sposano la missione. Secondo te, senti, questa è un po' una. Poi torniamo al tema startup, promesso, ai nostri ascoltatori, però è una curiosità mia, no? Secondo te, perché in Italia soprattutto c'è questo stigma relativo al vedere i terapeuti e in generale alla salute mentale? Perché vi assicuro che, per esempio, in Germania non è Non è così. assolutamente così. Cioè, in Germania tutti hanno uno psicoterapeuta, Ma anche in America.
Cioè, è proprio una cosa normalissima, cioè, proprio sdoganata. Cioè, ti guardano male se non ce l'hai, ti dicono: ma che problemi hai? Cioè, sei un psicopatico allora che non hai uno. Cioè, capito? Vuol dire che non hai lavorato sui tuoi problemi. Capito? Guarda, cioè, No, stai no, è sbagliando di verissimo. prospetto se tu non hai uno psicoterapeuta. Ecco, secondo me tantissimo fa il fatto che in Germania, ma così come negli Stati Uniti, molto è passato dalle compagnie assicurative e quindi c'è molto più, tra virgolette, possibilità per tutti, no, di farlo, mentre da noi ancora è tutto privato, quindi qualcuno, a meno che non sia, no, con una patologia da psichiatra, no? Quello che vuole semplicemente migliorare se stesso, deve pagare di tasca propria. E in media in Italia un costo di una seduta terapeutica è di 60 euro, quindi, ed è tendenzialmente settimanale, no? Quindi comunque stiamo parlando di 200-240 euro al mese che uno deve sborsare per poter fare questa cosa. Non è da tutti, quindi un tema è sicuramente il prezzo, quindi accessibilità intesa come prezzo. L'altro tema è accessibilità intesa come qualità, quindi io magari sono anche, no, portata a volerlo provare, però non so da dove iniziare, non so che cosa mi porterà, quindi io spendo, ma non è un prodotto che dico cavolo ce l'ho e me lo metto in casa, è qualcosa che prende tempo e non è sicuro l'outcome, no? Quindi queste cose ti bloccano perché a fronte di una spesa non sai che cosa stai ottenendo. E poi ovviamente lo stigma probabilmente dovuto anche, no, al fatto che meno gente lo fa, meno gente può dire guarda che è utile Certo, ed è un circolo vizioso. molto interessante. Senti, io entrerei nel vivo della puntata, anzi, prima di entrare nel vivo della puntata volevo fare un annuncio relativo a Serenis, se posso, perché Silvia è qua per raccontarci la sua esperienza, ma anche per dirci, soprattutto per dire al nostro pubblico che è tendenzialmente o già product manager o comunque interessata al prodotto, che voi state cercando in questo momento il vostro primo product manager, no? Sì, Quindi corretto. Silvia, ci dici dove possono. Sì, basta scrivere a careers@serenis.it. Careers plurale, giusto? Sì. Serenis.it. Lo lasciamo nella chat, così se interessati potete scrivere qua. Nel frattempo, invitiamo anche, a proposito di chat, chi ci ascolta live in questo momento. Se avete domande, a lasciarle nella chat e noi le facciamo a Silvia. Ok? Silvia, io entrerei adesso nel vivo della puntata, no? E veramente parlerei del tema principe, che è proprio come si costruisce una startup, no? E tu che hai un'esperienza, come dicevo nell'intro, seriale, perché non sei la startup, cioè la prima l'hai fatta benissimo, di strasuccesso, no? Primo service marketplace in Italia, cioè, ok? Quindi, chapeau. E adesso lo stai facendo di nuovo, è giusto? Quando potresti startene, cioè goderti un po', lo stai facendo di nuovo invece. Volevo capire con te se tu hai un modello mentale o un framework che a questo punto tu utilizzi per costruire startup. Cioè, quando ti sei, dopo aver fatto pronto pro, no? E ti sei svegliata la mattina e hai detto: ma mo voglio fare Serenis, no? Voglio iniziare proprio così, adesso sto semplificando. Da dove sei partita? Qual è la prima cosa che hai fatto e poi sequenzialmente quali sono la seconda, la terza, la quarta, eccetera? Allora, la prima cosa che faccio è partire sempre dalla user interviews, quindi quando hai un'idea, per quanto io l'ho vissuto sulla mia pelle, devo capire se è un bisogno solo mio perché io sono particolare o se è una cosa, no, mainstream. Quindi la prima cosa che ho fatto è parlare con terapeuti e con pazienti e questo l'ho fatto sia qua che nel caso di Pronto Pro ho parlato con il mio giardiniere, no, di casa, ho parlato con l'idraulico, quindi parlare con gli utenti è la prima cosa perché ti fa veramente capire se effettivamente è qualcosa, no, che può interessare oppure è una cosa tua e quindi che non vuol dire che non va bene, ma lo devi sapere, no? Con E poi devi quante capire quali sono. persone parli all'incirca? Secondo te qual è Almeno il buon 50, numero? almeno Ok. 50.
Ok, quindi Ma poi entrare dipende dal business, perché tipo per pronto pro che ha 500 categorie di servizi, è ovvio che se parli, no, solo con 10 persone hai un pool molto ristretto rispetto al tuo target, no? Serenis uguale, Serenis è un target comunque di tutta la popolazione italiana, perché noi crediamo che tutti possano beneficiare da un supporto psicologico, quindi non solo, no, una nicchia, ma tutta la popolazione. Invece per un prodotto molto più di nicchia, in quel caso magari bastano anche meno persone, però magari più competenti, no? Se è un segmento per un professionista, no? Particolare, o per un segmento, no? Se si fa una cosa sugli allenatori delle palestre, probabilmente non ti servono 50 allenatori con cui parlare, te ne servono 5, 5, 10, no? Non lo so. Quindi noi comunque 50. E quindi quello è il primo step. Poi, una volta che effettivamente senti che c'è questo mercato, e decidi che è quello che tu vuoi fare, perché poi è importantissimo anche al di là dell'opportunità, quello che ti senti tu, no? Cioè, io ho deciso di fare Serenis perché è un tema a me molto caro ed è una cosa che mi appassiona e che quindi tutti i giorni spesi mi fanno sentire felice, quindi deve esserci comunque anche un tema di non è il punto d'arrivo, ma il percorso che stai facendo che ti deve piacere. Quindi, fatto quello, il secondo step è il nome, che è la parte più divertente in assoluto, perché devi vederlo, no? Questa creatura che sta. E quindi il nome è la cosa più bella per dargli forma, per chiamarlo, no? Perché sennò cosa dice? Ah, perché è la piattaforma del benessere mentale tutte le volte. No, gli dai un nome ed è Serenis. E quindi quando parli di Serenis, no? È già più vero. E quindi questo è bellissimo perché abbiamo passato 10 giorni di brainstorming, ma proprio pesante, nel senso che a un certo punto abbiamo tirato fuori i dizionari di greco-latino e abbiamo sfogliato le pagine per capire, no, no, per trovare ispirazione. Quindi il nome, perché è proprio la cosa che ti fa capire lo sto facendo perché esiste, no? Il nome te lo rende subito vero, concreto, quindi il nome. Ma vai anche sui siti a guardare se è disponibile il dominio, Eh eccetera. sì, anche quello. Quindi una volta che trovi, la prima cosa che fai è vedere se è libero. E se è libero anche negli altri paesi. Per esempio, Serenis non è libero negli altri paesi, però abbiamo fatto una survey anche qui, e rispetto a tutti gli altri nomi che avevamo in mente, Serenis aveva in gergo si dice, no, click-through rate, quindi un interesse molto più elevato, e quindi ha vinto comunque, perché il nostro mercato comunque è Italia. Mentre l'alternativa Serenity, no, perché era poi associato a un brand di assorbenti per le donne, quindi non andava bene perché non poteva essere, no, avere lo stesso nome. Però è stato divertentissimo, quindi 10 giorni di brainstorming sul nome. E poi da lì la cosa successiva è il prodotto, quindi cominciare a pensare all'MVP, al famoso MVP, no? Perché hai bisogno di testare il più velocemente possibile e di capire se con il più basso effort possibile, no? Quindi anche a meno che tu non sia autofinanziata, comunque non hai così tanto, e se non sei uno sviluppatore, no? È molto difficile, quindi bisogna farlo nella maniera più indolore possibile. In pronto pro, per dirvi, l'abbiamo fatto tramite Upwork con un team di indiani. Non lo consiglio a nessuno, secondo me è stata un'esperienza terribile, però ci ha permesso di validare, no, il prodotto. Invece con Sereni siamo stati più bravi perché abbiamo fatto l'MVP con i nostri engineers, quindi è andata molto meglio. Ok, quindi Quindi, già un team di developers a disposizione. allora, prima bisogna pensare al prodotto, quindi che cosa vuoi fare. E poi in Serenis abbiamo subito cercato il nostro team iniziale, che nel nostro caso erano 4 persone, quindi il minimo indispensabile, che erano tutte incentrate sul prodotto. Quindi 2 software engineers, un product designer e un ops, quindi una persona che ci aiutasse molto tutto quello che era le operatività annesse. E poi dopo vengono le parti difficili, quindi il fundraising,
E quello è, vabbè, di nuovo, no? Pronto Pro abbiamo fatto 80 pitch, 79 porte in faccia, quindi anche lì direi che, che devi mettere in conto un bel po' di lavoro, però noi siamo andati con un PowerPoint, no? Quindi di nuovo è una cosa che si può fare, ma richiede molto più tempo, molto più effort. Se tu hai già un prodotto live è una cosa molto più semplice. Ok, tu sei andata con un PowerPoint con Serenis Con oppure Pronto Pro. con Pronto Pro? Con Serenis completamente diversa, perché Serenis come si dice, parte da comunque da una second time founder, no? Quindi sulla parte di Ok. execution uno ha molti meno dubbi. E poi siamo andati da Angels che conoscevamo e che sapevamo essere interessati anche a questo tipo, no? Di missione. Quindi tutti hanno sposato il progetto e, tra virgolette, non avevano un dubbio dell'execution, che è il tema, no, scottante, invece, se nessuno ti conosce. Ok, quindi la seconda volta è stata più facile, ma la prima volta 80. Però era 7 anni fa e quando i Ok. soldi in Italia non ce n'erano, cioè era molto, molto difficile, c'erano a far tanto 5 fondi in Italia. Senti, per chi Quindi. invece dovesse costruire adesso un MVP, no? E magari non ha, perché tu essendo second time founder, magari avevi anche un pochino più di liquidità per assumere fin dall'inizio, no? Un Sì. team che ti creasse un MVP, eccetera. Ma la prima volta, lo hai detto tu, hai assunto tramite Upwork, no? E ecco, hai detto, non è stata proprio un'esperienza geniale. Che consiglieresti allora per persone che magari sono first time founders e quindi magari non possono permettersi di, però allo stesso tempo no Upwork, no? Cioè, quale potrebbe essere? La cosa migliore è sempre avere La cosa migliore è sempre avere comunque nel team, nel founding team, degli engineers, se tu non sei una persona no, del team tech. Quindi se sei una figura più generalista, no, quindi hai fatto ingegneria o hai fatto economia o design, insomma, comunque non software engineer, è meglio avere qualcuno che ti supporti. E poi ci sono diverse forme, può essere un co-founder, può essere anche no, qualcuno a cui dai delle stock option e quindi non hai del budget subito, però gli dici guarda poi se le cose va cioè, ti ripaghiamo con delle quote dell'azienda. Certo, ok, chiarissimo. Senti, torniamo al concetto di MVP, no? Perché secondo me è molto interessante questo concetto. Nel senso, tu quando hai lanciato Pronto Pro, quando hai lanciato Serenis, no? Tu avevi un'idea di quello che era il prodotto finale, la Ferrari, diciamo, no? L'ideale, e poi sei tornata indietro e hai detto no, questo è il minimo, oppure il contrario, no? Hai detto no, prima fammi vedere se effettivamente c'è una domanda, poi ci metto sopra la Sì. Ferrari, no? Ci racconti Sì. un po' il processo e come lo costruisci, no? E dopo parliamo di go to market. Allora, la mia esperienza, che è quella che funziona bene per me, poi magari non dico che sia no, la strada migliore in assoluto, però è partire da un focus molto forte su quello che sul problema che stai risolvendo in questo momento. Poi devi avere la visione di dire, ok, come si evolverà, quali feature voglio mettere on top. Però tu parti da un assetto che è, ok, questo è il mio problema, cos'è quello che lo può risolvere e poi tagli tutto quello che proprio non è indispensabile. Cioè ti chiedi proprio, questa feature è indispensabile per questo obiettivo che io mi sono data? E se la risposta è no, o forse tagli. Quindi poi arrivi proprio all'osso di quello che è l'MVP. Nel nostro caso, per esempio, noi abbiamo sapevamo che il primo pezzo del puzzle per noi era permettere al terapeuta e al paziente di fare la seduta insieme e quindi sarebbe stato molto bello che il terapeuta no, si potesse iscrivere alla piattaforma per farlo, però serviva per metterlo in contatto noi l'abbiamo tagliato, tant'è che adesso lo facciamo manualmente questa cosa qui. Certo. Quindi inizialmente c'era, avevamo disegnato no, com'è il flusso del terapeuta che si unisce a Serenis, com'è il flusso del paziente per arrivare a richiedere un terapeuta, però tutto quello che non era prettamente necessario far sì che loro due riuscissero a fare la seduta in maniera agevole, poi è stato tagliato. Ok, quindi questo è come si crea un MVP, no?
Quindi facendo un po' anche delle scelte un po' toste, quello che noi pensiamo essere necessario, magari potrebbe non essere così necessario, no? All'inizio per testare. E poi come lo si lancia, ok? E soprattutto la domanda successiva al come si lancia è quando si capisce che questo prodotto va, che sia product market fit, no? Quindi magari prima parliamo di come si lancia. Allora, noi l'abbiamo lanciato allora, abbiamo un minimo di budget di marketing che spendiamo per prendere il minimo degli utenti che ci servono per validare il flusso. E quindi cosa succede? Succede che noi vogliamo iterare, no, su questo MVP, perché l'MVP non è che lo lanci, ok, lanciata, fatta e passi alle altre feature, no? L'MVP in realtà lo lanci e il lavoro duro viene dopo, perché l'hai lanciato e devi fare fix di tutto quello che o non funzionava o capisci che l'hai fatto male, no? Quindi in realtà il vero lavoro è poi capire e modificare il prodotto e quindi di conseguenza la iterazione con cui fai queste cose è la cosa principale, no? È quello che ti fa capire se la tua azienda sta andando bene o no. E quindi da lì noi facevamo delle campagne marketing che ci portavano abbastanza utenti perché i nostri test fossero significativi. Okay. Poi, in assenza di budget, cioè se uno non ha proprio soldi da spendere, ma neanche stiamo parlando di pochi soldi, di 2-3K, non stiamo parlando di cifre pazzesche, però se uno non ha neanche quei soldi da spendere, oppure non sono soldi che ti entrano e già ti creano delle revenue, si va di user testing, quindi proprio prendi il tuo LinkedIn e cominci a chiedere alle gente di provare, di darti feedback, questo è quello che va fatto. No, il lavoro dell'imprenditore è veramente spesso un lavoro, no, non tanto strategia, ma super operativo, cioè io ho passato il primo mese, no, a riempire, a fare data entry, quindi quello che bisogna proprio sporcarsi le mani. Certo. E questa è anche una parte che forse magari viene raccontata poco, no? Viene sempre Sì, raccontata perché di solito si racconta sempre la sempre parte bella. l'effetto. E quella dopo, no? Quando fai l'exit, che sei un unicorn, no? Quella parte lì è fantastica, però la Sì. parte che c'è all'inizio, te l'hai fatta 2 volte, per cui. Però comunque ti è piaciuta. E senti, questo è come lo si lancia, no? Per il lancio in sé per sé, fai anche magari dal punto di vista marketing, dei comunicati stampa, lanci, non so, su come Di puntare. nuovo, allora, un PR launch comunque tendenzialmente se non hai, cioè lo puoi fare anche da sola, sì, però tipo nel nostro caso abbiamo preso un'agenzia, quindi di nuovo comunque devi avere del budget a disposizione, però è molto importante perché è una specie di, cioè tu devi essere presente perché da un punto di vista nel nostro caso del paziente o dei clienti in generale, spesso si fa ricerca, no? Prima di andare su un servizio. Quindi se tu cerchi e dici, ah, ok, ma che cos'è Serenis? E metti su Google Serenis e non appare nulla, appare solo il tuo sito, crea molta meno fiducia, no? Nel potenziale paziente o cliente, no? Quindi è importante perché comunque devi cominciare ad avere una specie di recognition, no? Come si dice? Riconoscimento. Riconoscimento, che non Diciamo, sia qua in auto. italiano è quasi incredibile Che non all'inglese. sia autoreferenziale, no? Perché appunto se è autoreferenziale non crea fiducia. Quindi è tutto un tema di comunicazione verso l'esterno e così se ti riprende il giornale, ti riprende, vuol dire che ok, questa azienda esiste e non è la truffa, no? Che trovi online. Certo. Senti, relativo a un certo punto, no, del tuo racconto, hai nominato gli investors, no? Quindi investitori, ok? A che punto del lancio dell'MVP, no, eccetera, portare dentro gli investitori? E soprattutto, come si convincono, no? Qual è, dopo aver ricevuto 79 no e un sì, no? E poi Allora, dopo.
È completamente diverso quello che è successo con ProntoPro da quello che è successo con Serenis, perché in ProntoPro ci abbiamo messo 4 mesi, un disastro, no? Un bagno di sangue perché appunto tanta piccia e non andava niente in porto. Con Serenis ci abbiamo messo 4 giorni ed eravamo overfunded e abbiamo raccolto più di 1 milione, cioè proprio no, Diametralmente opposto sì, proprio. cioè proprio una cosa completamente diversa e Cos'è che hai soprattutto. fatto allora, oggi, che non avevi fatto allora, no? Cioè, sai della reputation, quello è importante, no? No, secondo me, al di là della reputation, è il fatto che siamo andati dalle persone giuste, cioè siamo, noi, e poi non eravamo in need, cioè nel senso, noi non, tra virgolette, non eravamo in fundraising attivo, ne parlavamo con le persone giuste, queste persone poi dicevano, cavolo, strabello, vorrei investire, no? Quindi, però direi che Serenis è veramente un caso più unico che raro, perché c'è tutta una serie di elementi che davano in questa direzione, anche perché si parla di benessere mentale durante il Covid, dove i giornali ne parlano giorno sì e giorno anche, no? Quindi, cioè, nel senso, era anche un tema molto caldo, molto sentito. Quindi non so quanto possa essere replicabile o comunque quanto possa essere, no, la strada da perseguire. Se Quindi invece vai direi, indietro verso Pronto Pro. secondo me, la regola che secondo me bisogna darsi è non andare quando hai meno di 3 mesi di vita, cioè nel senso, perché in quel caso, no, magari l'investitore lo trovi anche, ma le condizioni sono molto negative. Che poi l'altra. Aspetta, scusa, 3 mesi di vita da startup, cioè dal momento di costituzione della società, oppure tre No, mesi di vita dal lancio del prodotto? dal lancio del prodotto, cioè nel senso tu hai comunque a un certo punto dei costi, no? Perché tu puoi fare l'MVP, tra virgolette, senza anche avere del budget a disposizione. Però poi a una certa avrai dei costi perché dovrai cominciare ad assumere qualcuno, non è che si va a break even, no, nel primo mese. E quindi e spesso non ti danno i soldi sulla base del PowerPoint o della tua idea, ma sulla base di un minimo di numeri di traction che vedi, no? Quindi se poi tu cerchi soldi che comunque già stai bruciando così tanta cassa che hai meno di 3 mesi di vita, magari i soldi li trovi anche, ma a condizioni molto negative. Quindi l'ideale è sempre raccoglierli quando hai, insomma, quando tra virgolette puoi permetterti anche di dire no, aspetto e vado avanti. Quindi questa è un po' la regola. Poi purtroppo dalla mia esperienza mi è andata benissimo e malissimo, per cui non ho come dire, Se tu un tornassi indietro, no? claim. Perché dopo gli 80, i 79 no, perché l'ottantesimo vi ha detto di sì a un certo punto, se ritorni a Pronto Pro? Perché Serenis è un po' un caso a sé Guarda, lì stante. è proprio, secondo me, lì proprio dipende dalla persona con cui che trovi, con cui parli, che deve sposare la missione e deve essere, perché ci sono anche spesso dei paletti, no? Cioè, i fondi spesso hanno anche proprio dei paletti, cioè magari gli interessa l'idea, gli interessa il team, però magari non possono proprio perché se non hai, no, X numeri non so, di clienti, no? Non lo fanno, non investono, no? Quindi ci sono anche. Quindi in quel caso era proprio trovare la persona che veramente sposa il tuo progetto, perché trovare l'investor è un po' come trovare il team, cioè alla fine tra 100 persone magari effettivamente una è quella giusta che crede in te e che da lì poi parte tutto, no? Quindi non penso che sia semplicemente, cioè non penso che avremmo potuto fare qualcosa di diverso per convincere gli altri 79 rispetto all'ottantesimo. Poi sicuramente se hai già il prodotto è una cosa diversa, perché nel nostro caso il grosso, cioè c'eravamo solo noi con la nostra esperienza e basta, è un PowerPoint, che quindi anche quello era molto anomalo. Certo, scusa, mi sono un attimo mutata perché ci sono le sirene, non so se si sentono dalla diretta. Probabilmente si sentono, Sì, ma scusate, non sono molto fastidiose. eh. Scusate. Se, facciamo la domanda invece inversa. Se tu invece fossi un VC in questo momento, no? Un investment fund, eccetera, e qualcuno venisse da te a picciarti, fantastico utilizzo dell'italiano, a farti un pitch di una sua idea, no? Che cosa valuteresti?
Che cosa guarderesti? La persona, cioè che è quello che faccio anche adesso quando facciamo hiring del nostro team, perché io credo che solitamente le startup falliscono perché non, perché il founder che nei momenti duri molla, oppure perché hanno delle caratteristiche che non sono adatte per quel business. Quindi quando hai un founder forte, secondo me, e ovviamente l'idea comunque ti piace perché deve essere qualcosa che comunque un po' conosci, no? Altrimenti diventa, cioè stai scommettendo, no? Su un business che è completamente estraneo a te, è comunque difficile capire, no? Se è effettivamente il founder giusto per quella startup. Però io valuterei solo founder o i founders. Ok, c'è una domanda dalla chat, la prendo un attimo perché è molto rilevante. Ciao Silvia, se c'è una parte di cui ne capisci poco in fase iniziale, per esempio il CVM, no? Cosa fai? Ti informi, studi, cerchi consigli da esperti oppure assumi? Grazie. Allora, questa è una bellissima domanda, e tra l'altro molto, cioè, che ti trovi tutti i giorni a dover affrontare, perché come founder ovviamente non sei, cioè, non puoi sapere tutto. Allora, informi, studi, un minimo sì, perché comunque anche se devi cercare esperti, devi capire che domande fare, no? Per capire se effettivamente è un esperto. Però la nostra esperienza è che parlare con gli esperti aiuta tantissimo. E poi magari grazie a quello che ti hanno detto gli esperti, tu ti sei fatto, hai studiato, ti sei fatto un'idea migliore di quello che è il topic che ti serve, poi a quel punto puoi anche assumere sapendone. Quindi, e poi se assumere no, dipende da quanto è importante questo ruolo, perché se è un ruolo che definisce quello che è la tua startup e può cambiare le sorti della tua startup, sicuramente lo vuoi in casa, non lo vuoi fuori. E poi l'altro tema che bisogna tenere in considerazione è se te lo puoi permettere, perché magari è un hire che in questo momento, no, costa troppo, pesa troppo sulla struttura dell'azienda, e quindi anche in quel caso dici va bene, ok, magari non adesso, dopo. Quindi c'è è un trade-off fra quanto importante è per l'azienda e se te lo puoi permettere o no in termini di costi. Però sicuramente io partirei mi informo un attimino per capire, giusto per non andare e fare domande che non c'entra niente. Parlo con gli esperti, mi faccio un'idea migliore, e poi, in caso assumo, oppure prendo un advisor se non è una cosa core. Ok, grazie per la risposta che penso sia stata estremamente chiara. Se avete altre domande nel frattempo potete lasciarle in chat e come vedete le prendiamo e le facciamo a Silvia. Io nel frattempo invece continuo perché abbiamo lanciato il prodotto, no? Adesso. Abbiamo parlato anche di investimenti, eccetera, no? E di investitori. E di quando è il momento giusto per approcciare un investor. Adesso c'è la domanda che è un po' la domanda principe, ma adesso che hai lanciato un MVP, no? Quando si capisce di avere product market fit o posta in maniera alternativa, quando si capisce che è il momento di continuare, no? E quindi non soltanto magari pulire l'MVP, no? Ma anche di costruirci sopra, quindi nuove feature, eccetera, oppure in reverso è il momento di staccare la spina, no? E magari concentrarci su altro. Ok, beh, staccherei la spina se capisci che non hai product market fit. Quindi come fai a capire se hai Come product fai? market Esatto. fit? Secondo me lo capisci dal fatto che trovi domanda, quindi utenti, clienti a seconda del business, e questi sono felici, quindi o c'è retention o comunque sono soddisfatti se è una cosa transazionale. Perché? Perché se trovi i product lovers, no? Hai capito che no, qualcuno un segmento ce l'hai, una nicchia magari ce l'hai, e poi da lì ti allarghi, ma se non piace nessuno c'è qualche problema. Ma quanto è abbastanza, secondo te? Non so, 10 persone che lo amano la follia, va Dipende bene? da quante persone l'hanno provato, no? Cioè, quindi se tu Ok. lo sotto se sono 10 persone su 20, no? Comunque vuol dire che hai una buona chance di avere una bella nicchia, no? Se sono 10 persone su
1000? Ok, forse no, forse c'è qualcosa di sbagliato. Però se questi 10 sono dei lovers pazzeschi e sono molto, ed è molto chiaro, no, il loro segmento, cioè sono questi 10, ma sono i 10 che hanno 18-20 anni, maschi, appassionati di calcio, ok, va bene, magari allora forse si può lavorare su quel segmento lì, no? Quindi dipende molto da questo. Però una cosa sicura è che quando cominci a fare feature perché devi stare dietro la domanda, sei sulla strada giusta. Ok, perfetto. È una risposta chiarissima, quindi grazie, grazie per la risposta. Dalla tua esperienza, no? Quali sono gli early predictors, quindi i predittori, non so se si dice in italiano, scusate ragazzi, i fattori che si vede predicono il successo di una startup proprio early on, cioè dall'inizio, no? Quindi un founder l'hai detto prima, penso. Iterazione, velocità di iterazione, quello fa assolutamente la differenza, perché a parte che un anno in una startup sembrano 10 fuori, tant'è che appunto a me sembra di lavorare su Serenis da veramente una vita. Però perché sembrano 10 anni? Perché tu in un mese fai una marea di cose, no? Cioè cose che in una appunto multinazionale, adesso non voglio, però magari no, si fa un Vero. meeting e poi il prossimo meeting dopo un mese, no? In una startup Vero. è oggi per stasera, cioè quindi no, capisci quanto è compattato la roba che devi buttare fuori. E quindi quanto più è veloce un team nell'iterare, nel modificare, ovviamente prima trovi il product market fit e poi fai tutte le feature, no? Corrette per andare ad aggiungerlo, quindi sicuramente quello fa molto la differenza. Secondo me quello fa unito al team, che poi non è solo il founder, perché il founder può essere fortissimo, magari può fare dei hiring sbagliati e quindi ha un founder fortissimo ma che non riesce a buttare a terra, no? Quindi in realtà il team poi è l'altro pezzo fondante. Il che mi porta peraltro perfettamente alla domanda successiva che ti volevo fare, che è proprio relativa all'hiring, no? Supponiamo che magari c'è gente che adesso ha già una startup, o quantomeno se non ha una startup è comunque in fase di stare costruendo l'MVP, no? Come si capisce di che figure si ha bisogno, no? E come si capisce che hai la persona giusta davanti per andare execution con te, no? Noi guardiamo molto la persona, no? Che è quello che ti dicevo, cioè valuterei founder sulla persona, uguale io nel hiring guardo la persona. E spesso in base alla persona abbiamo creato un ruolo. Quindi partiamo dalla persona e non dal ruolo, innanzitutto. E poi ovviamente poi devi avere comunque delle, cioè se io ho bisogno di fare l'MVP ho bisogno del software engineer, cioè non è che sì, magari mi può piacere un designer, ma mi serve un software engineer, no? Quindi comunque ci sono delle attività core che devi chiudere, no? Però se trovo un software engineer che comunque, no, è molto portato, è molto appassionato alla parte di design o di product, magari no, fai una cosa per cui segue anche, no, la parte product o la parte design, no? Anzi, quelle sono le figure più belle perché nella startup cerchi sempre di accorpare tutte le attività in un'unica persona perché così pesa meno sull'azienda, no? Quindi quelli sono i Multitasker. ruoli preferiti. Anzi, quello che può fare il design, la UX, è bellissimo. Perché i need poi di una startup cambiano, no? Cioè all'inizio hai bisogno di persone a 360 gradi, poi man mano l'azienda cresce è super verticale, no? Perché a quel punto devi trovare l'ottimizzazione, no? Che ti fa fare anche il 2%, all'inizio cerchi il 20%, no? Quindi quello poi cambia, no? Però all'inizio sicuramente io parto dalle persone, premesso che comunque ci sono delle cose che vanno coperte, e di nuovo prioritizzazione, quello che mi serve per andare live con l'MVP. Tutto il resto, perché è bello, anche se dovrà venire in futuro, cerco di posticiparlo. Però se trovo una persona fantastica, che mi piace, soprattutto che è appassionata, cioè che mi piace vuol dire fit con l'azienda, quindi vuol dire che adora questo progetto, che sposa i valori, no, della startup, anche se è un pochino prematuro, di solito pur di non perderla noi la prendiamo, perché di nuovo è più difficile trovare la persona adatta
e quindi quando la vuoi la tiri dentro, funziona così. Ok, grazie mille. Ti faccio una domanda che arriva dalla chat. Lorenzo Rossi, ciao Lorenzo, ci domanda, prototyping o direttamente MVP? Allora, di nuovo, se hai la possibilità di fare no, prototyping inizialmente, lo fai. Dipende anche dalle skills che hai in azienda, no? Cioè, spesso più sei, allora, dipende dal tempo, quindi magari devi andare veloce, quindi fai subito l'MVP, oppure hai più tempo, quindi hai tempo anche, no, di fare tutto il flusso di mockups, così. Dipende dalla seniority che hai anche in azienda, da quanto quindi sei convinto che il tuo MVP sia, no, possa andare bene, da quanto sei invece indeciso e quindi magari vuoi fare gli step più con calma. Noi abbiamo sempre fatto direttamente MVP per andare più veloci. Però eravamo abbastanza convinti delle nostre idee, no? Quindi, tra virgolette, eravamo ragionevolmente certi che non si andava troppo lontano da dove volevamo atterrare. Perché? Perché noi facciamo startup che hanno già un bisogno reale sul mercato. Diverso è se fai, no, un prodotto innovativo che non sai come rispondere alla domanda, quindi magari devi andare più cauto perché il tempo di sviluppo è tantissimo e poi magari rischi veramente di fare un buco nell'acqua. Chiarissimo. Stiamo approcciando la fine di questa interview, no? Per cui ti volevo fare magari un'ultima domanda, e ti volevo chiedere se pensi al tuo percorso, no? E tutto quello che hai imparato fino adesso, cosa diresti a te stessa se tornassi indietro, no? O, visto che l'hai già fatto 2 volte, quali sono gli errori No, che non troppi. hai fatto? Penso che finiremo domani mattina. Agli Quindi errori che hai non ho fatto la prima fatto. volta, ma non hai fatto la seconda. Che ho fatto la prima volta? Ah, beh, sicuramente cioè, con la prima startup, secondo me siamo stati defocalizzati molto. Cioè, abbiamo. Pronto Pro è nata guardando molto a un prodotto che già esisteva in America, quindi ovviamente per noi era tutto un no, l'ha fatto loro, sicuramente funziona, facciamolo anche noi, quindi un po' the focus, no? E invece dobbiamo partire sempre dai nostri clienti, dai nostri pazienti, quindi quello è una cosa che invece qua stiamo facendo molto bene, cioè qui proprio priorizziamo fino alla morte e questo ci permette, no, di pensare di più a quella che è l'esperienza dell'utente, che secondo me alla lunga paga di più. Quindi questa forse è la cosa. Poi, e poi ripeto, gli errori ce ne sono tantissimi, però se dovessi tornare indietro, comunque io consiglierei alla Silvia di 7 anni fa di essere di nuovo persona, cioè per me quello fa la differenza. Quindi un hiring sbagliato, non solo, tra virgolette, vabbè, è un errore, quindi tra virgolette è una spesa inutile, ma soprattutto è molto molto difficile, cioè tu devi essere bravo o fare hiring o fare firing fondamentalmente, no? Perché poi quello che succede è che per quei mesi, oltre a non avere la persona giusta, tutti questi mesi sono persi, cioè spesso è più danno che valore, quindi è proprio. Soprattutto quando sei un team piccolo che all'inizio hai, se va bene, 3, 4, 5 persone, se ne hai uno sbagliato è la fine. Quindi assolutamente attenzione a hiring. Ok, grazie mille Silvia. Io direi che voi sentite nel sottofondo un tema di cui non abbiamo parlato in questa puntata, ma voi sentite in sottofondo i bambini di Silvia, perché una cosa di cui non abbiamo parlato è che lei ha fatto tutte queste cose quando o era incinta oppure aveva dei neonati sostanzialmente, quindi doppia, doppia Oh, ammirazione. guarda, io ho deciso di fare Serenis e una settimana dopo ho scoperto di essere incinta e quando abbiamo fatto il lancio PR di Serenis, quel giorno è nato in anticipo mio figlio, quindi cioè, è proprio, mi sento che cioè, secondo, mi sento che c'è un motivo per tutto.
Quindi magari facciamo un follow-up a questa puntata più avanti, così ci racconti di come va Serenis, come si è evoluta nel frattempo. Facciamo come si costruisce una scale-up, no? Invece che una start-up. Bellissimo. E magari trattiamo anche questo tema del rapporto tra donna, imprenditoria, famiglia, eccetera. Ok? No, Io infatti però io nel spero frattempo. che tante giovani ragazze si ispirino e che facciano startup. Io per questo ti abbiamo voluto fortemente in questa puntata perché penso che sei un esempio Grazie. per tantissime donne. Quindi io spero che questa interview venga vista da più persone possibile perché è super pratica e io per questo ti ringrazio tantissimo, Sid, e spero di averti presto per un follow-up a questa interview. Grazie Sara, grazie mille. Spero Ringrazio. anch'io di fare l'intervista Scale Assolutamente. Ringraziamo anche tutte le persone che sono state con noi. Se volete aggiungere Silvia, la potete trovare su LinkedIn, il suo handle è Silvia Wang. Ripetiamo per l'ultima volta che Silvia in questo momento sta cercando un product manager. Vi ho lasciato in chat l'indirizzo email a cui poter scrivere, che è careers@serenis.it. Quindi sentitevi liberi di mandare lì la vostra application e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao a tutti! Ciao a tutti!